Ciao ragazzi, mi sono sbagliata prima con questo capitolo, che è il capitolo 5, finisce il mese di novembre. Questo capitolo si intitola Dove Prisca scrive un racconto molto macabro. Quella sera, al momento di andare a letto, Prisca si rese conto che non aveva nessuna voglia di restare da sola in camera con la luce spenta. Era sicura che appena si fosse trovata al buio, tutti quegli scheletri sparpagliati che aveva visto al mattino nell'ossario le sarebbero ricomparsi davanti. Anzi, forse ce n'era già qualcuno nascosto sotto il letto che l'aspettava per tirarle i piedi. Sapeva benissimo che questo non poteva accadere in realtà e che tanta paura era soltanto un prodotto della sua immaginazione. Eppure non riusciva a vincerla. Perciò, quando si fu messo il pigiama e si fu lavata i denti, invece di andarsene in camera sua, entrò da Gabriele, che stava preparando la cartella per l'indomani. Mi lasci dormire con te stanotte? Ma neanche per sogno, sei cresciuta troppo ormai e nel letto non c'è abbastanza posto. E poi tiri certi calci. E se dormo nella poltrona? Ti alzerai con le ossa tutte indolenzite, comunque sono fatti tuoi. La posizione infatti non era delle più comode. Gabriele dormiva profondamente, già da più di un'ora, e Prisca ancora si rigirava come un'anima in pena, anche perché era preoccupatissima di non lasciare ciondolare giù i piedi per paura che qualche mano gelata sbucasse da sotto la poltrona e gliela afferrasse. Alla fine accese la piccola lampada del comodino e si alzò. Andò a sedersi alla scrivania del fratello e rovistò nei cassetti alla ricerca di un foglio protocollo. Non aveva il coraggio di attraversare il corridoio per andare in camera sua a prendere una delle agende dello zio Leopoldo, però le era venuta in mente una bellissima storia e voleva scriverla subito, prima di dimenticarsene la metà. Accese la lampada da tavolo. Tanto Gabriele, quando era addormentato, non lo avrebbero svegliato neppure le cannonate. Prese la penna e cominciò a scrivere di getto. C'era una volta una nobile ricca signora che si chiamava Arpia Sferza. Una notte d'inverno questa signora aveva trovato sui gradini della sua casa un cestino e dentro al cestino c'era una bambina di pochi mesi con un biglietto appuntato con una spilla al bavaglino. Si chiama Anastasia, abbiatene cura. La signora stava per dare un calcio al cestino per farlo ruzzolare giù dalle scale e cadere nella neve della strada, quando notò ai piedi della neonata un piccolo involto con un altro biglietto. Per le spese che dovrete affrontare, l'involto conteneva gioielli e pietre preziose di grandissimo valore. Così la signora Arpia Sferza decise di tenere la trovatella e di allevarla. Ma non la tenne come una figlia. Appena la piccina fu in grado di stare in piedi, le mise una scopa fra le mani e le fece fare la servetta. La signora Sferza aveva molti altri domestici, ma Anastasia, piccola com'era, doveva fare i lavori più umili e faticosi. Quando ebbe compiuto 7 anni, si rese conto che non poteva andare avanti così per tutta la vita e decise di ribellarsi. Ad ogni ordine che le veniva rivolto, rispondeva: "No, non lo faccio". La padrona le dette degli schiaffi, poi la colpì con un righello, poi la frustò, poi la lasciò senza mangiare e le sequestrò le scarpe, mandandolo in giro scalza sulla neve. Ma a ogni nuovo ordine Anastasia continuava a ripetere ostinata: "No, non lo faccio". Allora la padrona le disse: "Bene, visto che probabilmente sei un'orfana, ti porterò al cimitero, dove ci penseranno i tuoi genitori a farti diventare più docile. Ti ci lascerò per una notte intera e vedremo se domani mi risponderai ancora: "No, non lo faccio". Aspettò che fosse buio e la portò al cimitero. Voleva spingerla dentro, chiudere il cancello a chiave e andarsene, ma Anastasia le si aggrappò alla gonna con tanta forza che se la trascinò dietro. A quel punto il cancello si chiuse da solo con uno scatto secco. Erano tutte e due prigioniere nel cimitero. Anastasia non aveva paura perché tanto peggio di come era andata finora non poteva andarle, ma la signora Arpia Sferza cominciò a battere i denti. "Non ti allontanare", ordinò la bambina, "resta sempre al mio fianco e tienimi per mano". Ma Anastasia si divincolò e corse verso una tomba sulla quale c'era un grande angelo di marmo con le ali spiegate. Quando la vide arrivare, l'angelo scese dal piedistallo
e si chinò per prenderla in braccio. Tieniti forte, le disse, dovrò volare in alto per varcare il cancello. Dove vuoi che ti porti? In una casa dove ci siano dei bambini simpatici che mi vogliano come sorella. Però prima passiamo a casa della signora Sforza a prendere ciò che resta del mio tesoro. L'angelo batté le grandi ali, provocando attorno un forte spostamento d'aria, e spiccò il volo verso l'alto. Arpia Sferza lo rincorse per un tratto, gridando: Aspettate, prendete anche me, portatemi via da questo posto orrendo. Ma figuriamoci se l'angelo la stava a sentire. Appena fu rimasta da sola, la signora Sferza si accorse che tutti i coperchi delle tombe stavano cominciando ad aprirsi lentamente. Aiuto! Gridò e cercò di arrampicarsi su un albero, ma non ci riuscì perché non era abbastanza agile e poi aveva le scarpe coi tacchi e la gonna stretta. Allora si mise a correre lungo il viale, mentre dietro di sé sentiva dei passi che li seguivano. Tap, tap, tap. Arrivò alla costruzione dell'ossario e non sapendo cosa fosse, anzi credendolo una casetta dove potersi nascondere, aprì la porta, si buttò dentro e cadde a capofitto su quel gran mucchio di ossa sparpagliate. Tap, tap, tap! Dalla porta si affacciò la statua di una bella ragazza in camicia da notte, con i capelli sciolti e con un bambino nudo, anche lui statua, in braccio. Non uscirai di qui, le disse, fino a che non avrai rimesso in ordine queste ossa, ricostruendo completamente ogni singolo scheletro. Bada che se mancherà anche un solo ossicino microscopico, non ti lascerò uscire. Arpia Sferza si mise a piangere disperata. Non ci riuscirò mai. Voglio essere generosa, disse allora la statua. Per tenere legate insieme le ossa di ogni scheletro, potrai usare questo. E le lanciò come una palla un grande gomitolo di lana rossa. Arpia Sferza ci mise un anno e mezzo a riordinare tutti quegli scheletri. Aveva quasi finito, però all'ultimo mancava una gamba intera. L'hai perduta! Che sventata che sei! Cercala bene, diceva la statua della nonna Prisca, ma lo faceva per prenderla in giro, perché sapeva benissimo che la gamba non c'era. Quello scheletro apparteneva a un mutilato, a un soldato che in guerra era stato ferito alla gamba destra e gliel'avevano dovuta tagliare. Il fatto era accaduto da qualche parte in Russia e la gamba era stata seppellita lassù. Dopodiché il soldato era tornato a casa con le stampelle e solo molti anni dopo era morto ed era stato seppellito con una gamba sola in quel cimitero. Arpia Sferza piangeva e diceva: Ho guardato dappertutto e non la trovo. Alla fine la statua le disse: L'unica cosa che puoi fare se vuoi uscire di qui è di dargliene una delle tue. E io come farò? Andrai in giro con le stampelle. Poi si impietosì. Se tu cederai la tua gamba a quel povero scheletro, te ne darò una delle mie, tanto non mi servono e sotto la camicia da notte neppure si vedono. Così, dopo un anno e mezzo, Arpia Sferza tornò a casa, magra, pallida, con i capelli che erano diventati bianchi. Camminava zoppicando e portava le gonne lunghe fino a terra. Ma se qualcuno, per esempio al cinema, le dava un colpetto sulla gamba destra per attirare la sua attenzione, si meravigliava di sentirla così dura e fredda. Quando ebbe finito di scrivere, Prisca, soddisfattissima ma stanca morta, si stese per terra sullo scendiletto, si tirò addosso la vestaglia di Gabriele e, nonostante la durezza del pavimento, si addormentò profondamente. E qui finisce questo capitolo e il mese di novembre. E siccome appunto, come voi sapete, novembre, la fine di ottobre, l'inizio di novembre corrisponde ormai per noi Halloween, ma in realtà una volta venivano festeggiati maggiormente i morti, con visite al cimitero, eccetera, la fantasia di Prisca è stata incuriosita da tutto quello che ha visto al cimitero e dalle varie storie che le sono state raccontate, e con la sua immaginazione e la sua penna inseparabile ha scritto questa storia, direi molto carina. E vi saluto e ci risentiamo poi la settimana prossima, cominceremo il mese di dicembre. Ciao ciao!